scatola verde di Chioggia, arrivati due camper dell'Ulss 3 per effettuare tamponi a tappeto nel camping dove è stato trovato il cluster. Parla la mamma di un bambino di 10 anni, uno dei 6 bambini positivi della variante Delta dopo il campus di rugby a Isola Verde. Torre di Mestre, domani in consiglio comunale, i residenti del quartiere hanno raccolto più di 2.000 firme contro e le opposizioni annunciano battaglia in aula. Code di chilometri sorpassi e traffico in tilt anche oggi al ponte sul Brenta Chioggia in seguito ai cantieri che si protraggono ormai da oltre un anno. In occasione dei 1600 anni di Venezia una serie di iniziative celebreranno il campanile di San Marco coinvolgendo gran parte della città a partire dalle scuole. Mostra del cinema di Venezia l'8 settembre, Leone d'Oro alla carriera verrà consegnato all'attrice statunitense Jamie Lee Curtis, emozione per la storica protagonista del cult horror Halloween. Giocata fortunata a Caorle, vinto 1 milione di euro con 5 schedine uguali nel 10 e l'8, è la vincita più alta del concorso della giornata di ieri. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Dunque questi titoli in apertura, la variante Delta oggi a Isola Verde di Chioggia, arrivati due camper della Ulss 3 per sottoporre a screening gratuito gli ospiti del villaggio vacanza. Per effettuare i tamponi completamente gratuiti a chi li volesse, due gli ambulatori mobili della Ulss 3 da questa mattina presenti nell'area adiacente al campeggio di Isola Verde di Chioggia, dove è stato riscontrato il cluster di positività al Covid con variante Delta. 15 le persone che sono risultate positive, di cui nel dettaglio 8 del Padovano, 2 del Trevigiano, 3 del Vicentino, con due residenti fuori regione, ovvero una nel Lazio e l'altra in Liguria. Nello specifico stiamo facendo proprio uno screening di popolazione a supporto opportunità di tutta la popolazione che sta frequentando questo camping a seguito del caso positivo che c'è stato e è proprio una opportunità che viene data dalla Regione Veneto, dall'Ulss 3 Serenissima a tutte le persone che vogliono sentirsi sicure e fare una vacanza serena. Il focolaio è individuato la scorsa settimana perché uno dei bimbi di 10 anni del Padovano, iscrittosi al camp rugby, aveva manifestato un gran mal di testa, seguito il giorno dopo da una forte febbre. Da qui il tampone, cui è stato sottoposto giovedì 24. Riscontrata la positività, i medici USC di Chioggia hanno provveduto a sottoporre a tampone molecolare 21 persone, tra compagni di squadra, allenatori, animatori e membri del camping, con altre 28 persone, di cui 17 collegate al cluster del campeggio, presentatesi spontaneamente anche nelle Ulss di residenza per essere a loro volta sottoposte a tampone. Dall'indagine epidemiologica non risultano positivi sintomatici vaccinati ed è chiaramente certa la diffusione tipica dei cluster pediatrici. Una mamma, l'unico genitore positivizzato in seguito al contatto con il figlio a sua volta positivo e che, vaccinata con due dosi di Moderna, è però asintomatica. La preoccupazione, non glielo nascondo, c'è anche per le persone già vaccinate. Certo, noi sappiamo che comunque la vaccinazione fatta in duplice dose, come è da prescrizione regionale o comunque da ministeriale, garantisce una buona protezione, quindi l'invito è sempre quello anche di vaccinarsi, continuare a vaccinare. Il figlio sta abbastanza bene, ma ha avuto sia la febbre che la perdita del gusto tipici della malattia. Parla la mamma di un bambino di 10 anni, uno dei 6 bambini padovani positivi alla variante Delta dopo il campus di rugby a Isola Verde. Forse, vabbè, però questo di poi ovviamente non è questo di poi, non si va molto lontano, però magari forse era il caso di fare un tampone a tutti un po' di giorni prima, come so in alcuni campus richiedono. Chiara è chiusa in casa con il figlio di 10 anni, lontana dal resto della famiglia, in stanza da solo con la TV il bambino, uno dei 6 contagiati dell'Ulss 6 da variante Delta durante il campus di rugby a Isola Verde. Tutto inizia con una telefonata 6 giorni fa, quando gli organizzatori comunicano che il figlio ha avuto la febbre e sarà sottoposto a tampone. Positivo il rapido, positivo 24 ore dopo anche il molecolare. Sembrava tutto
più o meno tranquillo, nel senso che sì, siamo andati tutti a prenderci i nostri figli, poi però dall'analisi molecolare è venuto fuori che era questa variante Delta e quindi diciamo che le cose si sono un po' complicate. Lei è negativa, non proprio una passeggiata per il bambino. Mio figlio in realtà per 4 sere ha avuto la febbre bella alta, è arrivata anche oltre 39, e perdita del gusto, quindi un gusto diciamo molto alterato, quindi faceva fatica a mangiare qualsiasi cosa, e però diciamo dopo questi 4 giorni un po' critici adesso il bambino sta molto meglio. La donna ha già avuto la prima dose di vaccino ma non nasconde i suoi timori. 5 telefonate al giorno dell'ASL di Padova, i tamponi a domicilio, dobbiamo tutte le 1000 domande su, dobbiamo tracciare tutti i movimenti del bambino, insomma ci hanno messo un po' di ansia in più, però insomma vedere che comunque il bambino sta bene la cosa ci rassicura. Adesso ovvio è cercare di stare attenti noi, insomma me in particolare che sono qui col bambino anche se in isolamento. E sulla presenza delle 2 unità mobili dell'ULS Serenissima Isola Verde è il direttore generale dell'ULS 3 a spiegare come funziona l'accesso ai test per l'estrema sicurezza di personale e turisti. Naturalmente il tampone è volontario, gratuito per tutti coloro che vogliono mettersi anche il cuore in pace rispetto alla possibilità remota in questo caso di essere contagiate. Sapete perfettamente, ormai lo sappiamo tutti, l'incidenza di questa malattia è molto bassa, è una cosa quasi residuale, ma non dobbiamo assolutamente abbassare la guardia. Se noi vogliamo vivere un autunno tranquillo dobbiamo pensarci ora. Persone con malattie mentali, va rafforzata la rete nei territori e compiuti maggiori investimenti in termini di personale e di risorse nei centri di salute mentale. Tra le proposte che arrivano dal Comune di Venezia con l'assessore di reparto Simone Vinturini. Dopo la tragedia di Moriago con l'uccisione di Elisa Campeol, è l'assessore alla coesione sociale del Comune di Venezia a intervenire sull'argomento delle persone con malattie mentali. Le cronache dei nostri giorni ci portano inevitabilmente a porre dei quesiti al sistema sanitario in merito ai protocolli da adottare e a come aiutare le famiglie a gestire situazioni legate alla malattia e a problematiche psichiatriche, spiega. E come dare attuazione vera alla riforma Basaglia, che ha visto sì la chiusura dei manicomi, dall'altra parte però forse non ha visto una completa attuazione della presa in carico delle persone nei territori, e questo ha consentito in qualche modo la degenerazione di alcune situazioni. D'obbligo adeguati criteri di intervento. Ovviamente servono maggiori investimenti, serve maggiore attenzione a questo tipo di fenomeno, serve maggior sostegno alle famiglie, perché più delle volte quando c'è una persona con malattie mentali, psichiatriche, molto spesso il primo interlocutore, il primo assistente è la famiglia. Va quindi rafforzata la rete nei territori, compiuti maggiori investimenti in termini di personale e di risorse nei centri di salute mentale, che sono la prima interfaccia con le persone che sono seguite e sono in capo appunto al Dipartimento di Salute Mentale. Dalla politica locale a quella nazionale con riflessi locali, è il caso del Movimento 5 Stelle che sta vivendo un momento di forte crisi strutturale, una situazione molto simile a quella di Forza Italia, secondo il politologo Paolo Feltrin, al quale abbiamo chiesto un'analisi della situazione. Classicamente il Movimento 5 Stelle si trova in questa situazione, no? Cioè di non sapere individuare delle regole per sostituire il padre fondatore. Parte da questa tesi l'analisi politica del professor Paolo Feltrin sulla situazione del Movimento 5 Stelle. Una crisi che cresce ora dopo ora con esponenti di primo piano o come semplici attivisti divisi tra la nuova via di Giuseppe Conte e l'impianto storico di Beppe Grillo. Un dilemma nazionale ma anche locale, considerando che in diversi comuni della Marche il Movimento 5 Stelle pesa politicamente. Per Feltrin questa crisi è molto simile a quella che stanno attraversando gli azzurri di Berlusconi con la diaspora verso il partito di Totti e Brugnaro. L'unico modo per sostituirlo
è la fine della vita, non è il decesso, no? E allora quando il movimento si trova in questa situazione vanno in crisi, qualche problema di questo genere, come ben sappiamo, anche Forza Italia. Per Feltrin, se Grillo non cede il potere, Giuseppe Conte non ha resistito alla tentazione di rimettersi subito in gioco, pur non avendo maturato maggiore esperienza politica. Poteva prendersi qualche anno sabbatico in giro per il mondo, in un ruolo più tecnico e defilato, e poi tornare in campo. Il rischio concreto che corre in questo momento è finire esattamente come è finito Monti. Il processo disgregatorio dei 5 Stelle non interferirà sul governo, anzi lo rafforzerà, con gli altri partiti tutt'altro che preoccupati. La mia idea è che tutti quelli che dicono che si preoccupano sotto sotto si fregano le mani, ben contenti di un alleato scomodo, di un concorrente scomodo che è entrato in fibrillazione e in difficoltà. Spaccature e stravolgimenti che inevitabilmente si rifletteranno sulle elezioni, non tanto amministrative quanto politiche. Quel che accadrà dopo le elezioni, se non esse nel 2022 o come invece io penso nel 2023, è del tutto indipendente dal risultato elettorale e probabilmente si avvicinerà molto di più all'idea di una grande coalizione alla tedesca. Il progetto di costruzione di un grattacielo e di un supermercato in un'area verde di Viale San Marco approda domani in consiglio comunale. I residenti del quartiere hanno raccolto 1200 firme contro il progetto e le opposizioni annunciano battaglia in aula. Si preannuncia una seduta intensa al Consiglio Comunale di Venezia. Sul tavolo c'è il progetto di costruzione di un grattacielo di 70 metri, sarebbe il più alto della città, e di un centro commerciale su un'area verde di Viale San Marco. La maggioranza tira dritto, ma le opposizioni affilano le armi pronte ad una pioggia di emendamenti secondo la tecnica inglese del filibustering. Per noi i veri filibustieri sono quelli che vogliono snaturare questo quartiere, dove le persone hanno scelto di vivere proprio per le sue caratteristiche. Cambiare casa non è come cambiare scarpe. Ci sono a volte mutui ventennali, fatiche di una vita di famiglie che hanno scelto di vivere lì perché Villaggio San Marco aveva quelle caratteristiche. Noi andiamo a snaturarle e di conseguenza credo che sia diritto delle opposizioni utilizzare tutti gli strumenti di cui il regolamento del Consiglio Comunale ci permette di fare uso, e domani lo faremo. In una città che ha mille problemi, da parte dell'opposizione si rileva la rapidità con cui questo progetto, peraltro scarsamente condiviso dai residenti dell'area, stia compiendo il suo iter amministrativo. La fretta non la capiamo, francamente nessuno di noi la capisce, anche perché c'è l'UNESCO che a fine mese si riunirà e il rischio è quello che Venezia venga inserita nella lista dei siti in pericolo anche per questi grattacieli che stanno rovinando la skyline della Gronda Lagunare. Questo lo dice a pagina 45 la relazione UNESCO, e sembra che con questa fretta noi vogliamo dare il segnale che dell'UNESCO ce ne infischiamo. Cittadini coi quali la maggioranza che governa in comune, secondo Gasparinetti, non ha giocato a carte scoperte da sempre, visto che in campagna elettorale non si era fatta menzione di quali piani avesse l'amministrazione per l'area. Le prime carte che parlano del progetto risalgono addirittura al 2019, ma nessuno ne sapeva nulla. Quindi queste sono le operazioni che si fanno dopo le elezioni. E la prossima tappa saranno le due torri agli ex gasometri di San Francesco della Vigna, con lo stesso costruttore e la stessa azienda. E per questo credo che i veneziani stiano dimostrando grande solidarietà nei confronti dei residenti del Villaggio San Marco. Presidi in tutto il Veneto, a partire da Venezia, dei lavoratori dei settori dell'energia elettrica, del gas e dell'igiene ambientale, che contestualmente hanno osservato anche una giornata di sciopero. Nel mirino l'articolo 177 del codice degli appalti, che richiede l'esternalizzazione di almeno l'80% delle attività in concessione con l'importo superiore ai 150.000 euro, un provvedimento che secondo i sindacati provocherà nel breve e medio termine la demolizione del sistema dei servizi pubblici essenziali, oltre alla perdita di oltre 150.000 posti di lavoro. E lavori sul Brenta, Chioggia, non si placano le denunce di residenti e comitati anche oggi, tanta la gente bloccata per pochi chilometri, con oltre 50 minuti di traffico letteralmente paralizzato tra disagi, lunghe code, attese infinite. Le auto e tir arrivano fino a Valli di Chioggia e Sant'Anna, con code che arrivano a tratti a macchia di leopardo anche fino a 5-6 chilometri e traffico in tilt, senza contare che al disagio dei cantieri
si aggiunge anche quello di camionisti senza scrupolo che nella doppia corsia di marcia si mettono a superare in modo sconsiderato in entrambe le corsie di marcia altri bilici, generando forte panico e preoccupazione tra gli altri automobilisti. Insomma, dopo un anno di cantieri e di disagi, i problemi restano quelli di sempre, senza contare i rischi di eventuale ritardo nei mezzi di soccorso che partono dall'ospedale di Chioggia. In occasione dei 1600 anni di Venezia, una serie di iniziative celebreranno il campanile di San Marco, coinvolgendo gran parte della città a partire dalle scuole. Venezia è un patrimonio storico e artistico inestimabile, ma qualsiasi celebrazione dei suoi 1600 anni di storia non può prescindere da lui, il Paron de Casa, il campanile di San Marco. Anche perché proprio in questo periodo si è rifatto vivo a Lido suo fratello maggiore, il campanile crollato il 14 luglio 1902, i cui mattoni furono sparsi nel mar Adriatico, a circa 3 miglia dalla spiaggia. Il Mose, con la lunata del Lido, ha accelerato le correnti e quel 1.200.000 mattoni che si trova al largo del Lido a 3 miglia a San Nicolò praticamente per rotolamento arrivano in spiaggia e quest'anno ne sono arrivati tantissimi. È da qui che nasce il progetto Il Paron de Casa, un'iniziativa a più livelli che coinvolge un ampio spettro di enti e istituzioni cittadine, tra pomeriggi di archeologia pubblica in spiaggia, in collaborazione con l'Università di Ca' Foscari, salotti culturali e scientifici, giochi didattici per le scuole, seminari e persino un concorso riservato alle scuole per ricostruire il proprio campanile con materiali riciclati. Questa serie di eventi hanno lo scopo di far scoprire, di far vivere ai nostri ragazzi, ma anche a tutti i veneziani, il nostro territorio, farli immergere nelle bellezze che la nostra città ha da offrire, che sono bellezze veramente a 360 gradi e sconfinate. E quindi speriamo di far nascere, ma anche crescere, perché tutti noi ce l'abbiamo, lo spirito veneziano, per tutelare, sostenere e valorizzare la nostra città di Venezia, che è la città più bella del mondo. Conoscere la propria storia in maniera diretta, come può avvenire con l'archeologia, approfondirla in seminari e anche in iniziative ludiche, rappresenta probabilmente il modo migliore di preservare e rafforzare un'identità culturale che si dipana lungo i secoli. Uno degli scopi, uno degli obiettivi del progetto è anche sostenere la Basilica di San Marco. Infatti raccogliamo dei fondi per i lavori, le manutenzioni della Basilica, che è stata intaccata fortemente dall'acqua alta anche recentemente. La storia del campanile di San Marco attraversa secoli di storia, una storia segnata però anche dal drammatico crollo del 1902. I suoi quasi 100 metri fanno del campanile di San Marco uno dei più alti d'Italia. Nato come torre di avvistamento nel IX secolo, assunse l'aspetto attuale all'inizio del 1500. Una storia lunghissima e inevitabilmente travagliata anche dal punto di vista architettonico. Come tutte le costruzioni verticali e complesse, soprattutto in un ambiente lagunare, quindi con un fondo molle, aveva problemi di resistenza anche nel passato. In particolare poi nel 300, nel 400 e un'altra volta nel 600, dei fulmini ne hanno danneggiato la parte sommitale, quindi è stato ricostruito. Da Galileo Galilei, che qui utilizzò il suo cannocchiale, alla celebre visita di Goethe, che da qui vide per la prima volta il mare, il campanile vanta un'aneddotica illimitata, ma la data fatale rimane quella del 14 luglio 1902. Da quello che ho potuto rilevare, insomma, anche per il campanile di San Marco era successo che molti segnali che denunciavano appunto un imminente crollo non sono stati tenuti nella debita considerazione, non si è fatto nulla e a un certo momento il campanile è crollato. Il campanile fu ricostruito come era e dov'era in 10 anni. Oggi naturalmente c'è una cura particolare nel monitoraggio del suo stato di salute. Il campanile è sotto controllo, quindi anche le voci che erano state lanciate sul suo stato di pericolo non sono assolutamente vere. Nel frattempo la corrente sta riportando sulla spiaggia del Lido i mattoni del vecchio campanile, sparsi 100 anni fa nell'Adriatico a qualche miglia dalla costa. Si tratta di materiali che ci aiuteranno a capire meglio come è stata costruita la città di Venezia. Il vecchio campanile datava circa l'anno 1000, quindi si tratta uno dei primi edifici pubblici di Venezia che aveva un ruolo simbolico della città. Questi materiali erano stati scartati all'inizio del Novecento dopo il crollo perché si credeva che non fossero importanti, ma adesso appunto li possiamo valorizzare e studiare.
Giocata fortunata a Caorle, vinto 1 milione di euro con 5 schedine uguali nel 10 e l'8, è la vincita più alta del concorso della giornata di ieri, martedì 29 giugno, che il fortunato giocatore ha ottenuto, come detto, con 5 schedine uguali. La notizia è riportata da Agimeg. Tutte le giocate abbinate alla modalità frequente contenevano 9 numeri, di cui 8 indovinati con doppio numero oro. E sarà l'attrice statunitense Jamie Lee Curtis a ricevere il Leone d'Oro alla carriera della 78esima mostra del cinema di Venezia, in programma dall'1 all'11 settembre. La consegna sarà l'8 settembre nella Sala Grande del Palazzo del Cinema. Attrice eclettica, figlia di Tony Curtis, è entrata nell'immaginario collettivo nel 1978 per la sua interpretazione di un classico dell'horror come Halloween, ma è stato capace di confrontarsi anche con la commedia, come in un cult Una poltrona per due di John Landis. E questa era la nostra ultima notizia. Vi ricordo invece che fra pochi minuti ci sarà l'edizione del nostro telegiornale di Treviso, e subito in primo piano, fra pochi minuti, proprio l'intervista con il presidente della regione Luca Zaia, che farà il punto proprio della situazione sulla variante Delta. Dunque qualche minuto e poi l'intervista nell'edizione di Treviso con il presidente Zaia. Questa era la nostra ultima notizia, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. Il mese di luglio inizia ancora con il dominio dell'alta pressione africana, ma con la tendenza ad una graduale attenuazione del caldo e dell'afa. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la grafica di giovedì 1 ci mostra una situazione buona. Il contesto infatti risulterà decisamente soleggiato, con cielo poco nuvoloso. Tuttavia nelle ore pomeridiane non si escludono dei temporali sparsi sulle zone montane, localmente fin verso le aree pianeggianti. Temperature, come detto, un po' in calo, minime tra 16 e 21 gradi, massime invece tra i 27 e i 32 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo lo stesso scenario, tanto sole ovunque, anche in questo caso qualche rovescio al pomeriggio sui rilievi. Temperature minime tra 17 e 23 gradi, massime oscillanti invece tra i 29 e i 30 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dapprima sarà soleggiato, a seguire invece sarà possibile qualche locale temporale. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 31 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.